La storia che c'è da raccontare non è molto carina in realtà, perché praticamente oggi al Sister Market sono entrati dei ragazzi a misurare delle cose e praticamente hanno provato a rubare le scarpe. Hanno provato perché c'era per fortuna mio papà, per fortuna ci sono delle telecamere dove si vede tutto e siamo riusciti in tempo a prenderli, educatamente ovviamente. Ma avevano le scarpe addosso e camminavano facendo finta di niente in mezzo alla strada. Quindi, ripeto, per fortuna c'era mio papà ed è riuscito a recuperare queste scarpe qui. E niente, mi dispiace raccontarvi queste cose, perché la verità è che scelgo sempre di non farlo. Fatto sta che quando sono andate a rubare a casa, io sui social non ho pubblicato niente perché non... Ma non perché non vi voglio pubblicare cose brutte, perché la vita è fatta anche di questo, però... Sono cose che succedono nella mia vita e a volte non mi fa piacere condividere, ma questa volta l'ho fatto. Del tema per dirvi o per trovare qualcuno che mi possa chiamare, ecco, che mi possa chiamare, mi possa dare una risposta, perché non so, dovrei chiamare i carabinieri. Qualcuno di voi mi potrà aiutare se ascolta questa storia, perché praticamente c'è internet e addirittura il Corriere della Sera lo ha scritto, che hanno trovato i ladri che sono entrati a casa nostra. Che uno addirittura somiglia a Tiziano Ferro ed è per quello che l'hanno trovato. A me non ha chiamato nessuno, quindi se qualcuno importante che lavora in questo mondo qui ha saputo qualcosa, mi può dire dove chiamare, che carabiniere, io chiamo e forse trovo anche le cose che mi hanno rubato. Ecco.